Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Dottor TV. Oggi ci occuperemo delle patologie e delle emergenze affrontate ogni giorno dall'Ottorino Laringoiatria dell'ospedale di Vaio. Il russamento, cercheremo di capire come risolverlo, parleremo anche di apnea notturna, ancora di sanguinamento dal naso, sordità improvvisa e di vertigini, ma non solo. Ad accompagnarmi in studio quest'oggi il dottor Maurizio Giuseppe Vento, responsabile dell'unità operativa semplice di Ottorino Laringoiatria. Dell'ospedale di Vaio. Buonasera, dottore. Buonasera a lei. Grazie. Sono diverse le attività diagnostiche e chirurgiche che vi vedono impegnati ogni giorno. A livello chirurgico, quali sono gli interventi che eseguite? Bene, intanto la ringrazio per l'invito e ringrazio la redazione. Comunque ehm, eh, siamo attivi come unità operativa di Otorino-Lingoiatria a Vaio da circa un anno, quindi la partenza è a gradi e stiamo, e stiamo adesso operando con, ormai con, cioè con frequenza il, tutto quello che riguarda la microchirurgia della, della laringe e, e da qui poi tutto quello che riguarda la chirurgia del naso e dei seni paranasali, quindi tutte le sinusiti. Mm e eh, a questo capitolo si associa anche il discorso delle apnee costruttive del sonno mm -hmm. che è un capitolo un po più complesso e, e che sta partendo proprio in questi mesi e speriamo che possa continuare nel, nel, nel futuro ecco com'è organizzata l'attività di reparto in e, allora intanto il reparto è, è presente uno specialista dal, dal lunedì al venerdì mattina eh, tut, dal mattina e pomeriggio tutti i giorni fino al venerdì mattina. Questo permette di far fronte non solo all'attività ambulatoriale che è frequente nei giorni specifici di martedì e giovedì e poi di far fronte a tutte quelle che sono le urgenze mandate dal pronto soccorso certo. di primo livello. Chiaramente, perché poi. Eh, L'unità operativa ha una, comunque una collaborazione con l'azienda USL Universitaria di Parma per cui tutto quello che non è possibile esercitare lì viene poi inviato a Parma. Ecco, tutti gli interventi possono essere eseguiti o in regime ambulatoriale oppure in ricovero. Okay. Ci può dire nello specifico in che cosa consistono in particolare gli interventi di microchirurgia alle corde vocali? Allora, l'intervento è un intervento di routine che è, mh, tramite uno strumento um, specifico. Si raggiunge le corde vocali e con Abbiamo un Abbiamo anche un contributo video esatto. che prego la regia di mandare in onda così poi possiamo commentare anche le immagini. Ok, okay. qui tramite microscopio viene visualizzata la corda vocale di destra, sotto eh, si vede il tubo dell'anestesia e quel mh, rigonfiamento in alto a destra mm. che sto prendendo è una cisti della corda vocale viene cosiddetta pinzata e, e eh, con una forbice protetta dal lato destro, ecco, in trasparenza, adesso piano piano si vedrà, ecco in trasparenza si vede quella rotondo bianco che è proprio la propria cisti, e con una forbice protetta da un lato si, eh, si fa il taglio e l'exeresi eh, completa della neoformazione, cercando di non rovinare eh, mm. il muscolo della corda vocale, eccola qui, questa è la neoformazione, Esatto, quella viene è, è, è rimossa. In quali casi viene eseguito l'intervento? Eh, quando ci sono appunto queste neoformazioni che determinano della disfonia, cioè degli abbassamenti di voce mm. e questi abbassamenti di voce magari si perdurano nel tempo, il paziente si rivolge allo specialista in ambulatorio e poi tramite un, un, un esame, una visita che avete visto, non so, con la fibroscopio sì, che si vede, esatto. proprio la visualizzazione delle corde vocali, possiamo visualizzare esattamente il punto e poi intervenire, è un evento comunque di routine che viene svolto a livello di qualsiasi ospedale Torino. Abbiamo parlato di fibroscopio, quindi eh. andiamo subito all'ospedale di Vaio nel reparto di ottorino e per conoscere le urgenze che vengono affrontate quotidianamente, e parleremo tra l'altro anche di vertigini, vediamo. Quali sono le principali urgenze che affrontate? Beh, ehm... Più frequentemente capita eh, i traumi cranici con frattura delle ossa nasali e di conseguenza in questi casi bisogna agire mh, chirurgicamente anche abbastanza in fretta per cercare di ridurre più in fretta possibile il, il problema ostruttivo nasale e un eventuale sanguinamento che è la cosiddetta epistassi. Eh, L'intervento chirurgico può essere eseguito anche in ambulatorio, eh, in regime di dei hospital con anestesia locale. Eh, urgenze eh, mediche, ecco importante, eh, possiamo ricordare l'ipoacusia improvvisa. l'ipoacusia improvvisa ecco, è un deficit uditivo neurosensoriale, ehm, a insorgenza improvvisa appunto comunque nell'arco di 24 ore. Eh, non sempre si riesce a riscontrare la causa di, questa, di questi deficit, per cui si inizia più in fretta possibile una terapia ehm, random ehm, ad ampio spettro per cercare. Di eh, risolvere comunque la causa che potrebbe essere di tipo virale, vascolare o per altri motivi anche neoplastici. Che cos'è la fibroscopia e a che cosa serve? Dunque, la fibroscopia viene eseguita innanzitutto con una telecamera a fibre ottiche flessibile. Questa permette l'inserzione attraverso le narici del paziente della parte morbida, flessibile del fibroscopio e in questa maniera a forte ingrandimento, potete vedere qui sullo schermo le mie dita, e riusciamo a individuare eventuali lesioni delle fosse nasali nel rinofaringe e giungere fino all'ipofaringe e alla zona delle corde vocali per poter inquadrare eventuali alterazioni di funzione o di morfologia delle corde vocali stesse. Vertigini, come si interviene? La vertigine, come, come, come tutti sappiamo, è una erronea sensazione di movimento dell'ambiente, quindi degli oggetti, rispetto alla persona, e in questo caso si parla di vertigine oggettiva, oppure di movimento della persona rispetto all'ambiente e agli oggetti. In questo caso si parla di vertigine soggettiva. La vertigine soggettiva è un tipo di vertigine spessissimo, quasi sempre legata... A problemi di tipo centrale, quindi di tipo neurologico, invece la vertigine oggettiva è quasi sempre eh, legata a problemi di, di, di tipo periferico, quindi legati eh, all'orecchio. Ricordiamo i sintomi per accorgersi di eh, soffrire di vertigini, quali sono? I sintomi sono vertigine, nausea vomito, mh, a volte disenteria, quindi mh, tutta una serie di sintomi per cui il paziente si trova in enorme difficoltà. Come si interviene e qual è la profilassi che viene seguita? Eh, come si interviene? È, è, è normale che bisogna, come dicevo, cercare di, di individuare la causa del problema, perché esistono tanti tipi di vertigine, anche nell'ambito di una vertigine di tipo periferico noi possiamo eh, trovarci di fronte eh, a, tante, a, 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 a tante cause. Quindi è normale che bisogna cercare di capire qual è il problema ed eventualmente sulla base di quello intervenire per risolverlo. La vertigine che capita più spesso, che mi capita e che capita comunque anche statisticamente più spesso a livello ambulatoriale è la cosiddetta vertigine posizionale benigna. Una vertigine che viene scatenata da particolari movimenti del capo e che eh, il paziente eh, eh, avverte in situazioni particolari, cioè a letto nel girare la testa verso destra o verso sinistra, oppure nel piegare la testa in avanti o nell'alzare la testa. Esiste una procedura per accedere agli interventi chirurgici? Sì, per accedere all'intervento chirurgico i percorsi possono essere in due modalità. Allora, il primo accesso è tramite il percorso ambulatoriale attraverso l'impegnativa del medico di medicina generale o del medico specialista, dove si è prenota attraverso le nostre reti provinciali, cup.cup. E, e poi si fa il pagamento del ticket se dovuto. Per quanto riguarda poi, abbiamo un altro tipo di accesso, che è quello di tipo, eh, attraverso la tipologia d'urgenza, attraverso. Il pronto soccorso e se il medico di il nostro specialista ritiene necessario l'intervento ehm, chirurgico si accede con la proposta del specialista stesso attraverso una lista d'attesa computerizzata. Per i successivi controlli cosa devono fare i pazienti? Per agevolare il cittadino agli appuntamenti per i successivi controlli gli appuntamenti vengono dati dall'unità operativa stessa o dall'ambulatorio stesso o vengono concordati direttamente con noi. La realtà dell'unità operativa semplice all'ospedale di Vaio. Ora, dottor Vento, parliamo di un problema che riguarda davvero moltissime persone: il russamento, come si può affrontare? Allora, eh, intanto eh, bisogna distinguere quello che è il russamento dall'apnea ostruttiva nel sonno. L'apnea di fatto è una malattia, una malattia importante che viene, è una sindrome comunque che viene è, è trattata, in diversi, può essere trattata in diversi modi. Innanzitutto c'è cioè, sia l'intervento chirurgico che un, senza intervento, cioè eh, esiste un, un percorso diagnostico e terapeutico che eh, l'azienda ha già eh, prestabilito che si fa insieme al, alla, al centro della malattia del sonno di Parma. Per cui il, presso questo centro vengono fatte prima delle indagini comunque strumentali che permettono di valutare il grado di apnea ostruttiva nel sonno che è pericolosa perché l'apnea può dare poi nel tempo danni sia a livello cerebrale che a livello cardiaco. Quindi un paziente che va in apnea è un paziente che è a rischio e quindi assolutamente va trattato e seguito secondo un percorso ehm, ad, hoc. ad hoc. Tenga presente che eh, qualora il paziente si presenti in eh, reparto di Otorino in ambulatorio per da noi, noi abbiamo anche noi, noi abbiamo una procedura che prevede un esame che si chiama polisonnografia, mm. non nel nostro reparto, presso il centro di pneumologia, che permette di valutare il grado di apnea mm. eh, che ha il paziente, se è un'apnea importante o se sono delle le, leggere apnee non solo riesce a di valutare questo, ma poi con un altro esame che è quello dell'attacco dei seni paranasali si guarda se ci sono delle altre ostruzioni che determinano l'apnea durante il sonno. Unendo tutte le, le informazioni poi si può decidere se effettuare un intervento oppure ehm, se il paziente è contrario a un intervento chirurgico eh, procedere per una terapia invece che è quella del, mh, diciamo, meccanica di ventilazione fatta apposta per, eh, presso il centro della malattia del sonno che sarà lei a organizzare per il, per il paziente. Allora questo è la pnea ostruttiva nel sonno, il russamento diventa invece un problema in minore, è un disturbo che si dà al, magari al compagno o alla compagna e non è una patologia. Allora in questo caso eh, la chirurgia non è più invasiva come potrebbe essere eh, per la pnea ostruttiva nel sonno e quindi si fa una chirurgia ad hoc, molto più leggera che può essere o legata al naso se uno ha delle difficoltà respiratorie nasali o al palato rendendola un po' più, eh, diciamo consistente, un po' più forte in modo tale da vibrare meno durante le, il sonno molto spesso si pensa a deviazioni del setto nasale possono portare poi sì. ad un russamento sì, sì, infatti adesso mi viene in mente in farmacia ci sono I dei cerotti, cerottini volevo, classici volevo chiedere se erano efficaci <ride> sì, no, allora, eh, sicuramente se c'è un una piccola deviazione o comunque un difetto minimo sì. della respirazione, piuttosto che andare sotto i ferri, conviene sicuramente utilizzare tutto quello che può essere, eh, che impedire un intervento chirurgico. Certo è che se il fatto, il problema si mantiene nel tempo, una visita a Torino può esattamente esatto. eh, quantificare il, il problema e, e comunque, e trovare una soluzione che a volte non è detto che sia per forza chirurgica. intendiamo ci basta una sì, terapia medica certo. eh, e si può risolvere il problema. Ecco, facciamo un passo indietro perché molti telespettatori ci hanno chiesto questo. Simona eh, scrive, ad esempio: Mio marito russa, ma non so se va in apnea notturna. Cosa devo fare? Ecco, beh, il. Ehm, Sentendo il eh, russare del, del compagno, sicuramente eh, c'è questo rumore. Che, eh, a parte disturbare, bisogna capire effettivamente appunto, se il paziente. Eh, va in apnea. Per capire questo eh, l'unico modo è fare quella indagine che dicevo che è la polisonografia, che è un esame molto eh, tranquillo, nel senso che eh, viene posizionato viene dato al paziente a casa una, una, uno strumento che indossa durante la notte e valuta da solo eh, il grado di apnea. Clusia improvvisa, ne avevamo parlato sì. prima nel servizio. C'è una profilassi che viene seguita a livello nazionale? Allora dice... sì, c'è un protocollo. Eh, le, in effetti il, Intanto l'ipocosia, come ha detto il mio collega, sono fortunato ad avere due colleghi così, che sono molto bravi veramente. Eh, eh, per, permette. Eh, intanto bisogna capire: cioè il paziente ha, ha una perdita uditiva improvvisa. Allora, questa perdita improvvisa può essere o eh, se è di tipo batterico, cioè se ha un'otita, va curata e il problema si risolve certo. senza grosse difficoltà. Mentre invece se c'è una perdita dell'utito di tipo neurosensoriale, come diceva il dottor Messineo, allora in questo caso il danno. Il danno, il De Franco, De il danno ehm, è, è, è del nervo sì. che trasmette l'impulso alla, alla testa e quindi eh, esiste un protocollo, un protocollo, protocollo terapeutico che eh, viene eh, effettuato eh, in tutta Italia ed è comune in tutta Italia. Quindi il paziente viene ricoverato e viene sottoposto a una terapia di 6-7 giorni eh, con delle flebo che cercano di far recuperare un danno neurosensoriale. Con, consideri per fare un esempio una paralisi del facciale, cioè qui c'è una perdita della funzionalità del nervo del facciale e uno lì si vede, insomma, uno vede immediatamente la, il labbro che scende e sì. quindi eh, si rivolge facilmente a subito a uno specialista. Mentre invece quando c'è una perdita dell'udito uno pensa al tappo di cerume pensare a, a tutt'altro tranne che a un fatto neurosensoriale. Quindi è importante comunque qualora si mantenga il problema rivolgersi allo specialista. Ecco, in molti casi un'altra cosa che riguarda spesso anche i bambini, il sanguinamento dal naso, molto spesso poi eh, per le madri quando è molto copioso diventa un problema, si arriva proprio a portare anche i bambini eh, al pronto sì. soccorso per questo, cosa si può fare? Allora, ehm, Beh, intanto eh, qualora ci siano delle perdite di sangue eh, frequenti effettivamente conviene fare una visita dall'autorino per valutare il tipo di danno e che tipo di, di lesione si è verificata all'interno del naso. Generalmente, grazie a Dio, non è niente quasi mai niente di grave. Sono delle piccole si chiamano varici del locus valsave, che è una zona specifica eh, molto, molto irrorata del, del setto nasale, e che è, per motivi infiammatori o per una scarsa robustezza dei capillari si rompe. E, e Quindi, basta a volte a casa o con una pomata molto semplice, oppure anche col cotone acqua ossigenata, come usavano nonni eh, si, può si può risolvere un problema che di, di fatto non è impegnativo. Ecco. Ringraziamo davvero il dottor Vento per essere stato con noi, il nostro Grazie tempo a, a disposizione termina qui. Grazie. Nella prossima puntata affronteremo argomenti interessanti della chirurgia, sacchetto sì, sacchetto no, tiroide, malattie del colon retto, quando si può utilizzare la tecnica laparoscopica al posto dell'intervento e tanto altro. Per ora non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.